Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 77esimo episodio per la nostra serie di Final Fantasy XV. In questo video andremo ad affrontare la missione di caccia Pugni contro il muro, che è possibile per l'appunto riscattare parlando con il ristoratore all'associazione Venatore Meldasio. Tale attività è di livello 84, rango 9. Ed è possibile svolgere questo tipo di caccia all'interno del dungeon Selva di Stelith. Prima di accettarla, oltre al fatto di vedere che il mostro da affrontare è il muro diabolico, è una condizione particolare, ovvero l'avvistamento. In realtà il gioco non è preciso perché dice sempre. Ricordiamo che per accedere all'interno della selva di Stelith in quanto dungeon bisogna aspettare che si faccia buio. Quindi in realtà è una missione notturna, anche se poi peraltro non si svolge all'esterno. Dettovi questo, posso aggiungere che il muro diabolico è un tipo di nemico che ha grosso modo sui 340.000 punti vita e debole a lancia, dispositivi e sacro. Quindi in realtà non ci sarà una tecnica ausiliare che farà veramente la differenza in questo scontro. Però sarà comunque sia molto interessante e una buona idea equipaggiare sia su Noctis che su Ignis, se ce l'abbiamo, la lancia radiosa, così da sfruttare sia il bonus di danno per quanto riguarda il tipo di arma che soffre, sia perché questo tipo di lancia ha in sé infuso l'elemento sacro, così da massimizzare il nostro output di danni. Detto questo, non ci resta altro che avvicinarci il più possibile a destinazione con la regalia per poi passare al ciocobeo e fare l'ultimo tratto in galoppata. Questo tipo di missione di caccia è veramente unica ed estremamente diversa rispetto alle altre che abbiamo affrontato finora o quelle che affronteremo più avanti. Questo perché? Perché stiamo andando ad affrontare un mostro di grandi dimensioni all'interno di un corridoio di un dungeon. Questo significa che lo spazio di combattimento è veramente molto esiguo e non abbiamo poi tante scelte e possibilità di manovra mentre combattiamo. Non potremo chiaramente fare aggiramenti e quant'altro. In tutto questo, inoltre, il muro diabolico stesso tenderà ad avanzare nei nostri confronti e a spingerci alla parete opposta del corridoio, dove per l'appunto a due passi c'è un pulsantone rosso. Quindi se non saremo abbastanza veloci, il nemico ci obbligherà a calpestare questo pulsante. Che cosa fa questo tastone rosso? In sostanza ci rispedisce all'entrata del dungeon, vanificando così tutti i nostri sforzi per il combattimento che stavamo eseguendo e obbligandoci a dover ripetere tutta la strada e a ricominciare il combattimento da capo, riaffrontando il muro diabolico full HP, quindi veramente è come se non avessimo fatto nulla, per tentare di completare tale sfida di caccia. Quindi è una cosa veramente molto fastidiosa e scomoda. Cosa possiamo fare per evitare tale orribile evenienza? Il mio consiglio si divide in due parti. Possiamo tranquillamente consumare un pasto all'accampamento che ci dia maggior attacco fisico per tutti i componenti della squadra, oppure che aumenti il tasso critico come frittura di Zoo, a patto però che abbiamo la pazienza poi di aspettare che si rifaccia nuovamente buio per far sì che le porte del dungeon si aprano. Oppure possiamo anche poter potenziare questo aspetto dei nostri personaggi, quindi questa caratteristica, tramite accessori. Ovviamente consiglio di equipaggiare Noctis col meglio di quello che avete per quanto riguarda le armille, che sono gli accessori che aumentano l'attacco fisico del personaggio. Quindi armilla oscura, se non ci sono vanno benissimo anche armille di diamanti blu o armille di diamanti. Alla fin fine, se proprio non abbiamo altre opportunità, anche le armille di smeraldi sicuramente daranno un buon contributo e un buon apporto. Infine non mi resta altro di dirvi prima di passare all'azione che il muro diabolico è un tipo di nemico di medie e grandi dimensioni e che si affronta a mezz'aria. Infatti noteremo subito come con le nostre armi, al di fuori dello spadone di alcuni attacchi di quest'ultimo, che non è proprio l'arma più consigliata, non riusciremo poi a colpire più che tanto il nemico. Quindi la lancia, che è anche un'arma che si comporta molto bene a mezza altezza, ci risulterà comunque utile in tanti frangenti diversi. Quindi siamo arrivati al punto, bando alle ciance e cominciamo a picchiare il muro diabolico. Si comincia. Subito proiezioni offensive di continuo, quindi R1 triangolo come sempre. Appena possibile che apriamo il primo segmento utilizzeremo perforazione di prompto. Questo perché non solo fa dei buoni danni, ma anche perché depotenzia l'attacco fisico e la difesa fisica del muro diabolico, semplificandoci di non poco quello che sarà il combattimento e la sua uccisione.
Appena possibile, chiaramente vi invito ad utilizzare Paraglia. Ed è così che il combattimento si conclude in men che non si dica. Vi mostro anche il pulsantone di cui vi parlavo poco fa. Se vedete questo tastone rosso che è proprio adiacente al muro di fine corridoio. Se noi o nostro compagno lo calpesta, saremo teletrasportati automaticamente all'ingresso del dungeon. Fatto questo, non ci resta altro che ripercorrere la strada al contrario e tornare dal ristoratore dell'associazione Venatore Meldasio per riscattare la nostra tanto meritata ricompensa. Ed anche la missione di caccia, pugni contro il muro, è stata completata con successo. Ad un suo primo completamento, tale missione vi offrirà ricompensa 5 stellette rango cacciatore, 38.000 guil ed un'armilla di smeraldi. Dettovi questo ragazzi, non mi resta altro da dirvi che anche per il 77esimo episodio della nostra serie di Final Fantasy XV tutto si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato e spero di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!